Salve, sono sempre io, Roberto. Sono le 3 del mattino. Non riesco a prendere sonno. Il fenomeno che sto trattando è talmente brutto e pesante, fa talmente male alla mia coscienza che non riesco manco più a prendere sonno. Ovviamente voi tutti sapete che mi sto battendo per quello che il dramma così brutale, così senza senso, che colpisce in modo particolare molti bambini che non superano l'anno di vita e che sono costretti, per colpa di tanti maledetti, a morire. Inizio questo video leggendo un passo della Bibbia. La Bibbia è un libro molto diffuso, si dice che quasi ogni uomo del mondo ne possieda una copia. Quindi, alla luce di questo dato di fatto, è sufficiente prendere questo libro in mano e leggere per verificare se è vero quello che io adesso vi leggo. E vi sto leggendo, vi leggerò Matteo 25, che dice: rispondendo, il re dirà loro, in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà quelli alla sua sinistra, via lontano da me maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Alla luce di queste affermazioni bibliche fatte direttamente da Gesù, io posso farmi, condividendo il pensiero di Gesù, posso farmi carico, ovviamente, di portare avanti quella che è questa giustificata mia battaglia, che è incomprensibile, non ha senso ed è vergognosa per ogni coscienza. Considerate che nel mondo ci sono circa 3 miliardi e mezzo di persone che si definiscono cristiane. In qualche parte del mondo, addirittura nei tribunali, si giura mettendo la mano sulla Bibbia. Quindi la Bibbia è un testo per i cristiani, dovrebbe essere altrettanto importante per i cristiani questo passo che vi ho letto. Questo passo che vi ho letto dà non solo dei maledetti a chi non si propone per salvare la vita di chi sta morendo di fame, ma addirittura Matteo 25 dice che queste anime disgraziate, queste anime assassine, sono già destinate all'inferno. Un buon cristiano dovrebbe avere paura di queste cose, un cristiano cattolico, come un protestante, come un battista, come un qualsiasi altro cristiano appartenente a qualche altra religione. E la base è il fondamento della nostra buona condotta. Vedete, io non ho mezzi a disposizione sofisticati. Registro questi video attraverso un vecchio computer e con una cam da 2 soldi. Vedete voi stessi che l'audio non è perfettissimo, proprio perché i mezzi che ho a disposizione sono molto modesti. Io sono un piccolo, non sono un importante, io non sono nessuno, però sono talmente potente da poter dire a tutti quelli che si considerano potenti: siete dei maledetti assassini. Questo lo dico rivolgendomi a chi si definisce vicario di Cristo sulla terra, successore apostolico e che tutti voi chiamate santità. Quindi avete capito che mi riferisco al Papa. Il Papa è un assassino maledetto. Così come sono assassini maledetti, tutti i potenti che si occupano di politica,
che dicono di gestire le cose del mondo o che gestiscono le sorti del paese e della nazione di cui sono presidenti. Tutte queste persone che vivono nel benessere, avrebbero il potere per poter risolvere, volendo, questo gravissimo dramma. Però loro sono anche potenti, grazie a questo dramma, se ne fanno bandiere per le loro campagne politiche, speculando sulla fame, speculando sul disgraziato, promettendo per loro interventi risolutivi. Questo lo fanno tutti, dal cosiddetto vicario di Cristo all'ultimo dei chierichetti, così come lo fa il capo dello Stato di qualsiasi nazione di questo schifoso mondo. Schifoso perché permette ancora alle soglie del terzo millennio questo olocausto maledetto, vergognoso, che non ha senso. Sapete che un bambino, deve morire soffrendo le pene dell'inferno, perché è costretto a vivere una lentissima agonia prima della morte. Pensate un attimino, un bambino che non ha nessuna colpa, non mi interessa neanche sapere di che è la colpa, ma un bambino venuto al mondo, che non riesce a sopravvivere e deve soffrire dolori tremendi. Io sento le urla, i pianti di disperazione di questo bambino, se non nelle orecchie, ormai è diventato il mio dramma. Vedete, un tempo c'è stato in questo incivile paese, nel nostro paese che si chiama Italia, milioni di persone che si sono schierate a favore, contro e a favore della legge sull'aborto. Bell'impegno. Difendere la vita di un bambino che non è ancora nato è un impegno lodevole. Hanno fatto scioperi della fame, hanno urlato nelle piazze, hanno fatto ogni sorta di azione, sento ancora quegli urli, quelle grida, quel baccano. L'impegno è stato enorme. Tutti si sono promossi, dai politici alla donnetta di casa, per dire no alla paura. Questo è un omicidio, è crudeltà, uccidere un bambino concepito al terzo mese di vita non si può fare, vigliacchi, maledetti assassini. La stessa battaglia, questi personaggi importanti o meno importanti, oggi non lo sanno portare avanti a favore di un bambino nato. Chi non è a favore dell'aborto vuole vedere nascere un bambino? Che se a concepirlo è una famiglia disgraziata, povera, non ha importanza, è una creatura di Dio. Quindi basterebbe che tutti questi milioni di maledetti assassini che ieri erano a favore della legge e contro la legge dell'aborto si mettessero di nuovo insieme a urlare come facevano ieri, per dire ieri volevamo tentare di salvare il bambino non nato. Oggi a maggior ragione, lottiamo, urliamo, facciamo gli scioperi della fame per salvare il bambino nato. Ma questo non lo sanno fare, non interessa i pelandroni, perché ieri toccavano la causa di una persona che non esisteva e quindi è servito per diventare un progetto importante, questo è servito per pulire alcune sporche coscienze. Vigliacchi, maledetti assassini. La stessa cosa non sapete fare per il bambino che è nato. Non sapete schierarvi, urlare. Sì, lo so, io sto esagerando, anche perché sto dando del maledetto assassino al cosiddetto vicario di Cristo, quello che voi chiamate santità e che dice di essere il Papa, il successore apostolico. Così come lo sto dando a tutta la schiera dei personaggi che compongono questa casta inutile, che dovrebbe per vocazione promuoversi dignitosamente, con forza,
a favore di questo infernale olocausto. Allora il loro problema è diventare ricchi. Non vedete come sono tutti grassi, pieni? Ecco perché mi sto permettendo di dare a questi importanti personaggi e di urlare: voi siete dei maledetti assassini. Ma lo dice Gesù attraverso Matteo. Se noi prendiamo la Bibbia e andiamo a Matteo 25, dal versetto 40 in poi, è lo stesso Gesù che dà del maledetto destinato al fuoco eterno, all'inferno, a tutti quelli che non si promuovono o che favoriscono, come state facendo voi, con determinazione, la morte per fare. Io saprei come fare, io saprei cosa e come fare, ma Romano Romanino è nessuno, non può essere interpellato, anzi, questo Romano Romanino, qualcuno sta dicendo, sta cominciando a dare fastidio, mi faranno fuori prima o poi, già sono andati dai carabinieri, hanno fatto una sorta di denuncia per farmi prendere paura, non ce la farete mai. Mai, perché io non mi tirerò indietro. Sì, se mi ucciderete, ma rimangono questi video, rimane questa traccia ancora per qualche tempo, che testimonierà la mia condotta e che farà capire a qualcuno perché sono morto, perché sono stato ucciso e forse anche da chi. Ecco perché ripeto, io saprei cosa e come fare, ma non potrò mai essere perché sono piccolo, non sono nessuno, i maledetti assassini che potrebbero fare invece qualcosa, non fanno nulla, anzi continuano a speculare su quella povera creatura che è figlia di Dio, che loro sanno essere il loro fratello, continuano a speculare su questa povera creatura, su questo povero bambino che non riesce neanche a superare l'anno di vita per diventare ricchi, importanti. Chiedono soldi a destra e a manca per questo bambino, questi mascalzoni, questi maledetti assassini. Ma i denari non servono al bambino, servono a fargli andare avanti loro bene, a progredire nella vita, a diventare ricchissimi. Guarda lo scempio vergognoso di quella organizzazione governativa che si chiama FAO, nata 60 anni fa, solo per risolvere questo problema. In Italia vi sono 3.500 dipendenti che si occupano solo di raccogliere soldi e di contarli. Ognuno di loro prende salari da banchiere, ma non sono in grado di salvare i bambini dalla morte per fame. Ecco, perché do del maledetto assassino a chi dovrebbe e non fa nulla per risolvere questo gravissimo e anticristiano fenomeno. Quindi è un maledetto assassino, quello che voi chiamate Papa, appellandolo di santità. Ma se questo vuol dire essere santo, che diavolo, essere proprio nero, 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 nero. Il maledetto, il capo dello Stato. Sono maledetti tutti e assassini, tutti quei potenti che con cattiva determinazione non fanno nulla per questo piccolo e indifeso e innocente bambino che deve morire, patendo una lentissima agonia, ma deve morire di fame. Ma lui basterebbe poco per sopravvivere, un pugno di riso e qualche cosa d'acqua. Chi parla di lui, che di lui si interessa, si contano questi potenti mascalzoni, questi maledetti assassini, vivono a parlare di questo bambino che muore di fame in mezzo a buffet di lusso, mi dicono che ci sono le aragoste, il caviale, lo champagne. Maledetti assassini mascalzoni, ecco perché sto dicendo che sono piccolo, piccolissimo. Non sono nessuno, però sono talmente grande e potente da mettermi dalla parte di Gesù
da fare mia la sua causa. E lui gli diceva, ed è rimasto nella memoria di un libro che si chiama La Bibbia, leggendo Matteo 25, lo scoprirete, e diceva, maledetti, ho avuto fame, ho avuto sete, e non mi avete dato da bere. Siete destinati alla distruzione eterna. Questa è la fine che faranno questi mascalzoni, questa è la fine che faranno per Dio, per Gesù. Ma io me lo auguro che patiscano le stesse pene che stanno facendo patire a quel piccolo bambino, a quella creatura innocente che non riesce a superare la loro vita e che deve morire tra atroci dolori e dopo una lentissima e vergognosissima e penosissima agonia di fame, perché nessuno di questi maledetti potenti o di queste santità si è saputo muovere in modo deciso e avendo gli strumenti per farlo per risolvere questa vergognosa e schifosissima situazione. Ma loro, questi sciacalli, vogliono che le situazioni rimangano tale quali. Quel bambino deve morire di fame, perché per loro è un'esca importantissima. Attraverso il patimento di quel bambino loro possono fare breccia nei cuori della gente e raccogliere soldi, soldi, soldi per il loro benessere. Maledetti assassini mascalzoni, io saprei cosa e come fare. Lo sto dicendo soltanto attraverso le pagine di Facebook, non ho neanche la soddisfazione di incontrarne tanti di determinati come me, perché basterebbe che si duplicassero, i romano e romanino diventassero tanti, tanti, a cominciare a urlare anche dalle pagine di Facebook, maledetti assassini mascalzoni, e che lo dicessero come sto facendo io, sul cosiddetto vicario di Cristo, come i governanti di questa terra, 10, 20, 30, 100, 1000 persone ad urlare maledetti attraverso le pagine, le facce di Facebook, già vorrebbe dire qualcosa, vorrebbe dire far capire a questi maledetti assassini, a questi mascalzoni, che è ora di fare qualcosa, perché la gente si sta stancando, la gente ha capito, e la gente ha capito che la soluzione ci sarebbe. Perché non viene presa? Perché i maledetti assassini, i mascalzoni, non la vogliono prendere. Allora non interessa, deve morire di fame quel bambino. Nelle loro mani è uno strumento importante, perché solo attraverso quella sofferenza loro riescono a diventare sempre più ricchi, riescono a mangiare. Vergognatevi, maledetti assassini, lo diceva Gesù. Posso sposare la sua causa e dirlo anch'io? Ovviamente non ho quell'autorità, non sono nessuno, però sono un potente, perché sto dicendo a te, vicario di Cristo, successore apostolico, sto dicendo a te, capo di un governo, sto dicendo a te, presidente di una grande onlus che raccoglie fondi per i bambini che muoiono di fame, siete dei mascalzoni. Siete dei maledetti assassini. Vergognatevi. Vi prego, a voi che avete l'animo più buono, che siete più giusti, che non potete essere paragonati a questi sciacalli, unitevi a me in questa lotta. Cominciamo ad urlare in tanti. Cominciamo ad urlare in tanti. Cominciamo a far capire a questa gente che ho di finirla, che se perdiamo la pazienza in tanti, bene, forse per questa gente cominceranno i dolori, dovranno scappare, dovranno aver paura, ma la nostra azione non sarà motivo di qualcosa di poco importante. La nostra azione, se promossa con determinazione, riuscirà a salvare in modo definitivo e a strappare da morte certa quel piccolo bambino che non ha peccato, che non ha nessuna colpa, ma che sta morendo.
attraverso una fase cattivissima, che è l'agonia più feroce, sta morendo di fame, urla, si dispera, chiede aiuto e nessuno lo ascolta, nessuno corre in seduto. Io saprei come fare, saprei cosa e come fare, ma sono piccolo. L'unica cosa che mi rimane da fare è dire ai grandi mascalzoni, maledetti assassini. Mascalzoni, maledetti assassini. Lo so, sto rischiando molto, ma non me ne importa un fico secco. Venite, io sono qui. Vivo a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, la mia porta è sempre aperta. Io non ho paura di chi uccide. Io voglio però vicino a me tanta gente, lo vorrei, tanta gente decisa come me, per far prendere paura a tutti questi mascalzoni che oggi non vogliono risolvere questo gravissimo e vergognosissimo dramma. È un olocausto, è una Shoah. Vergognatevi, mascalzoni, maledetti assassini. A risentirci.